Oggi vi spiegheremo perché secondo noi l'ARF è diventata la vera fiera del fumetto e in cosa si discosta da fiere più grandi che, a nostro avviso, sono diventate più che altro fiere del nerd, dove il fumetto è solo una passione di tante altre passioni. Questa recensione è frutto della nostra libera interpretazione. Non abbiamo parlato né con gli organizzatori dell'ARF né con gli autori. Crediamo però che il nostro pensiero non sia molto lontano da quello dei fondatori della fiera. Buona visione e mi raccomando, fateci sapere il vostro punto di vista in un commento qui sotto. Ciao a tutti ragazzi, oggi ci troviamo all'ARF, Festival del Fumetto Italiano. Che fa un po' da contrappunto al Romix, in quanto all'ARF che cosa succede, Serena? Cioè, qual è la differenza? Diccelo tu. Il fumetto è al centro dell'ARF, quindi troverete solo stand di fumetto, quasi tutti italiani, con alcuni autori anche stranieri. È molto bello perché è difficile trovare una fiera dove veramente il fumetto italiano è al centro, è il fulcro del fumetto in Della generale, fiera della in fiera in sé. se stesso, sì. Andiamo a vedere. Ecco, questa scritta la dice lunga sulla politica di ARF. Nessuno mette il fumetto in un angolo, proprio in contrapposizione invece con molte fiere più blasonate che purtroppo di fatto lo stanno mettendo in un angolo, dando più spazio ad altre cose come youtuber, videogiochi, giochi da tavolo, cose che insomma un po' discostano dal fumetto in generale. Una cosa particolare di questa fiera è il fatto che non troverete cosplayer. Questo è abbastanza singolare perché solitamente siamo tutti abituati a vedere ragazzi che appunto si vestono, perché il cosplay e il fumetto in generale cioè, vanno di pari passo, ecco, sappiamo questo. Qui non c'è questa usanza. Non so se per via di una regola proprio, quindi stabilita dall'alto, o se perché appunto nasce questa fiera proprio come centralità il fumetto e quindi non altre cose come può essere anche il cosplay. Questa è una cosa che dobbiamo analizzare. A differenza degli altri anni, perché noi ormai stiamo venendo praticamente tutti gli anni, quest'anno hanno aperto molto di più al settore manga, perché negli anni precedenti invece era più diciamo un mercato italiano barra francese o comunque sia cose del genere. Il manga era un po' bistrattato, nel primo anno non c'erano proprio stand, nel secondo c'era quello della credo Star Shop e basta. Quest'anno c'è proprio, diciamo, mezzo padiglione totalmente dedicato al manga, quindi c'è questa apertura e non può che essere una cosa positiva perché effettivamente anche il manga fa parte del panorama fumettistico mondiale. Poi uno può piacere o non piacere, ma è un dato di fatto, ecco.
per imparare il manga, perché tanto gli altri tipi di fumetto ce ne sono già abbastanza. Invece di manga c'era bisogno di una cosa anche di qualità, ma soprattutto che fosse possibile commentarla anche per la studia, per chi lavora qui da lontano. È arrivata l'ora del pranzo, ce ne andiamo a mangiare al mercato di Testaccio, che si trova proprio veramente a pochi metri dalla fiera. Un'altra cosa molto positiva dell'ARF, il fatto che non sia dislocato fuori Roma, ma sta proprio a Roma. Testaccio è un quartiere storico, storicissimo di Roma. Pranzo ci mangiamo un carciofo romano e poi un bel paninone, guardate che bellezza! Guardate che belli, i ragazzi sono anche molto buoni. Siamo al mercato di Testaccio. Mercato di Testaccio. Ne vale la pena, chi è di Roma ci deve venire, dovete venire a mangiare perché c'è un sacco di roba buona. Fai vedere il paninozzo tuo, aprilo. Eccolo. Aspetta, ferma perché sennò mi scappa. Che ci hai messo dentro? Zucchine, pomodori e salsiccia. Guardate che bello, devo fare attenzione perché... Ah, buono. Buonissimo. E io invece cicoria e salsiccia. Da buon romano. Eh sì, eh. Buon appetito. Alla salute. Alla salute, sì. Questo prima di diventare una sala mostre e fiere era un ex mattatoio, l'ex mattatoio di Testaccio, famosissimo, e qui sono rimasti ovviamente delle attrezzature, non lo so che ci appendevano lì, non lo voglio sapere. Che ci possono appendere un mattatoio? Vasche per... guarda che belle vasche! Non lo so. Vegani, sembra, questo è per voi! Sembra una roba di tortura. Magari di nicchia come un artista molto importante, molto conosciuto. Tu puoi fare una fila molto breve, quindi niente numeretto la mattina per vedere l'artista la sera, e una volta arrivato dal tuo artista puoi chiacchierarci, puoi conoscerlo meglio. Di conoscere un po' tutti, di far venire la voglia di girare e di fare un po' la fila per un artista e poi per fermarti magari vicino a conoscere quello meno conosciuto. Insomma, qui all'ARF è tutto più tranquillo, il clima non è frenetico come potrebbe accadere in altre fiere, il contatto con gli autori è più diretto e puoi conoscere veramente con tranquillità anche le novità, i nuovi autori, proprio perché c'è questo contatto diretto che magari in altre fiere non c'è. Ragazzi, imparate a disegnare e poi fate le illustrazioni e... chiedete 400 euro, si fanno i soldi qua, eh? 1300 euro, guardate. Questo è di Gibi, ragazzi. Gibi. Vabbè, lo vedo male adesso. Eccolo pure quest'altro, 1700 euro Gibi. Una tavola.
In questo momento ci troviamo nella sala talk, è praticamente una sala di conferenze dove vengono appunto fatti vari, si parla di varie tematiche che hanno a che vedere con il fumetto. Adesso comincerà proprio a momenti 30 anni di manga in Italia, potrebbe essere una cosa interessante. Ho provato a riassumere questi 30 anni in questo modo, e partendo dall'età dell'oro, cioè il periodo in cui erano arrivati, eravamo tutti ancora piccoli, avevamo i cartoni animati abbastanza freschi in mente e quindi avevamo voglia di leggere tutto quello che arrivava dal Giappone. Arrivavano cose meravigliose, inimmaginabili per noi, e tutto quello che è successo dopo, il fatto che a un certo punto, insomma, forse è arrivata anche fin troppa roba in un certo momento, fino a oggi, quando iniziamo a conoscere il manga d'autore, quello anche un po' più vecchio, ma anche più recente, fatto con un'attenzione diversa, anche forse più vicino al gusto europeo. Chi è che legge manga in Italia in questo momento? Senz'altro chi li leggeva anche 25 anni fa. Però queste persone che li leggevano 25 anni fa forse non sono più interessate agli occhioni, ai fiori, alle sette stelle di Okuto, o se lo sono marginalmente. Quindi il manga, diciamo, in un certo senso è dovuto crescere con queste persone. Ed ecco perché c'è un ritorno magari di Gekigao, di opere più vicine forse alla sensibilità europea, comunque più adulte, perché comunque quel pubblico esiste ancora e cerca cose più vicine ormai all'età che ha. Però c'è anche il pubblico più giovane da conquistare o riconquistare, che in questo momento è stato troppo distratto dalla Marvel e da altre cose. Devo dire che se io vado nelle scuole a fare qualche intervento sul fumetto, e sapete che non è più come un tempo, quando eravamo piccoli noi, cioè io, e che a tutti alzavano la mano se uno chiede, insomma, voi leggete i fumetti? Adesso alzano la mano il 10% degli studenti, che significa che alzano la mano 3 persone su 30 e perlomeno una legge manga, quindi vuol dire che un pizzico della nuova generazione è comunque ancora attirato dal fumetto giapponese. Ok, ci troviamo alla fine della giornata e non posso far altro che consigliarvi questa fiera, l'ARF. Se potete, veniteci qualche volta per tutte le motivazioni che vi abbiamo spiegato, insomma, in questo video. La fiera è veramente molto molto particolare, ci sono un sacco di cose da vedere, si è allargata, noi l'abbiamo conosciuta fin dagli albori, quando era un po' più piccolina, quando era, insomma, in fase di evoluzione. Posso dire che quest'anno è veramente una bella fiera, c'è di tutto e soprattutto il fumetto resta al centro, insomma, del discorso, cosa che purtroppo in altre fiere non sta più accadendo, ecco. Benvenuti nella seconda parte di questo video, ovvero il contest di disegno settimanale. Il contest di disegno di questa settimana ha il titolo Mercanti Erranti. Che cosa dovrete fare? Creare un personaggio che indossi un abito da mercante errante. I mercanti erranti sono uomini e donne in continuo movimento, viaggiano lungo i tragitti che portano alle grandi città, con il loro borsone gigantesco, all'interno del quale viene stipato un vero e proprio emporio. Cibi e bevande di ogni genere, pozioni curative, armi di piccolo e medio taglio, tende e giacigli per la notte, pietre e focaie. Disegnate il vostro personalissimo mercante errante con indosso il suo emporio di oggetti. Mi raccomando, esagerate con la grandezza delle borse. I mercanti erranti hanno una schiena molto robusta. I disegnatori più ardimentosi potranno disegnare, oltre al mercante, anche uno o più animali da viaggio. E quelli che state vedendo adesso sono i vincitori del contest della scorsa settimana, ovvero coloro che hanno raggiunto e superato i 30 like per i loro disegni. Vi ringrazio per essere arrivati proprio fino alla fine, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di cliccare sulla campanellina per essere costantemente aggiornati sulle offerte della vostra marionetta matta. Ci vediamo la prossima settimana, ragazzi, un bacio a tutti i matti del mondo. Muah!